Il Veneto punta alla permanenza in zona gialla, ma Zai avverte massima attenzione per rimanere in giallo. Secondo giorno di apertura delle scuole, la città è nuovamente invasa dagli studenti. Apre il punto prelievi del quartiere di San Vito, una vittoria dei cittadini. Nuova rubrica di Rete Veneta con le vostre fotografie per raccontare chi eravamo. Aveva investito un pedone allontanandosi subito dopo, ma la polizia lo ha identificato. Perde i soldi della ditta e si inventa una rapina, smascherato dai carabinieri. Un duomo non dà notizie più di sé, il corpo ritrovato in Valle Santa Felicita. Ubriaco se ne va in auto zigzagando davanti ai carabinieri, fermato e denunciato. Impressionante carambola a Campo San Piero tra due auto, due i feriti. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, vediamo subito un aggiornamento regionale dei dati sul coronavirus. Vediamo che nel tardo pomeriggio di oggi abbiamo 355 nuovi casi. Per quanto riguarda invece i ricoverati ospedalieri, siamo a meno 65 in area non critica, quindi siamo a 1358 attualmente ricoverati, meno 15 in terapia intensiva, quindi scendiamo a 178. 27 invece sono i decessi registrati. E i dati dell'emergenza coronavirus sono impicchiati, le riaperture che riguardano bar, ristoranti e scuole sembrano essere andate per il meglio. Il governatore Luca Zaia conferma però la necessità di prestare la massima attenzione per evitare nuovi focolai. Il ritorno del Veneto in zona gialla ha portato l'attenzione sulle riaperture di bar e ristoranti, ma soprattutto sulle scuole. Le prime giornate con il nuovo assetto dei trasporti pubblici e le nuove modalità di accesso agli istituti sono filate lisce e lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Sono giornate iniziali di questa zona gialla, ci sembrava un miraggio. Voi sapete che c'è anche una sorta di ormai rumors che penso si consolidino di pensare di riaprire piste da sci, diciamo collegandole al colore della zona dei territori, quindi se per noi verrà confermato, grazie al nostro impegno, l'impegno di tutti noi cittadini di osservare le regole della zona gialla, noi siamo in valutazione venerdì, vi ricordo, tutti i venerdì c'è la valutazione. Ad oggi i parametri che abbiamo ci dicono che dovremmo essere, diciamo, al 99,9% zona gialla confermata. Certo è che dovremo impegnarci sempre di più, perché poi le prossime settimane andremo a raccogliere il prodotto del seminato in questi giorni. Il mantenimento della zona gialla è quindi un imperativo, ma per evitare guai bisognerà che tutti prestino la massima attenzione alle precauzioni anti-Covid. Vi ricordo che possibili comportamenti anomali e diffusione di infezioni ce le ritroviamo fra 3 settimane nell'area non critica degli ospedali. Quindi quando vedremo un più nei ricoveri che si conferma ovviamente per più giorni, vuol dire che l'infezione sta ripartendo. E tra le molte immagini goliardite che invadono i social, ce ne sono alcune particolarmente simpatiche, come quelle che riguardano il presidente Zaia. In questa, in particolar modo, il governatore è un arbitro che avverte i veneti: se non ci si comporta bene può arrivare il rosso. E non si parla certo del vino, ma dei colori delle zone. Un modo questo originale per ricordare l'importanza delle buone pratiche anti-Covid. Secondo giorno di scuola anche per i ragazzi delle superiori di Bassano, e anche oggi con le nostre telecamere abbiamo testimoniato la loro presenza. Promossi tutti anche questo secondo giorno, i ragazzi delle scuole superiori, per i quali è stato schierato in campo un intero esercito di volontari affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Genitori impegnati amorevolmente a suggerire distanziamenti, mascherine alzate. I ragazzi sono responsabili e li abbiamo trovati anche collaborativi. C'è stato qualche caso magari che è capitato che la mascherina è un attimo scesa, ma insomma niente da segnalare. Quasi un raddoppio di mezzi, sia per MOM, mobilità di marca, che per SVT, che ha aggiunto 130 bus in tutta la provincia di Vicenza, una quarantina solo a Bassano. Steward di terra con il compito di contare i ragazzi e distanziare la loro salita sul mezzo, agenti di polizia soddisfatti e tanta collaborazione da parte degli stessi studenti per un ritorno a scuola che sia costante nel tempo, senza più interruzioni.
E al di là dell'esercito di volontari che lavorano fuori dalle scuole per scongiurare un nuovo contagio di massa, i veri protagonisti sono loro, gli studenti. E allora noi abbiamo raccolto le loro voci. Secondo giorno di ripresa, com'è andata? Molto bene, ci sono anche tanti controlli, ho visto, la scuola è ben organizzata, insomma, meglio rispetto a prima. Ma ti dà fastidio tutti questi controlli? No, secondo me vanno fatti. Questi controlli funziona? Secondo me sì, perché confronto all'inizio dell'anno, cioè a settembre, c'erano meno controlli, cioè nel senso pulizia e altre persone. Tu preferisci venire in macchina? Sì, non mi fidano ancora degli autobus, però se rinforzano un altro po' gli autobus sì, preferisco un autobus sì. Ci sono i controlli effettivamente, però siamo tutti ragazzi. Giustamente, essendo così, è difficile mantenere le distanze. I controlli sono necessari. La mascherina è difficile tenerla e si fa fatica a respirare. Quindi insomma un po' misure troppo restrittive? Sì, secondo me dovevamo rimanere a casa ancora un po'. Taglio del nastro a San Vito per l'inaugurazione del nuovo punto prelievi, un successo che porta la firma anche di noi di Rete Veneta e fin dall'inizio avevamo sostenuto questo progetto. Apre a San Vito il tanto atteso punto prelievi, un servizio importante per la comunità, per Bassano del Grappa, per Romano De Zellino, un lavoro che è costato anni di impegno, che ha visto Rete Veneta in prima fila, insomma in un periodo in cui la salute è un bene importante, fondamentale da tutelare, questo è un servizio che rende più sicuri tutti i cittadini. Partirà con un'apertura, intanto su appuntamento, con una mattina alla settimana e dopo, in base ai dati che verranno rilevati, capiremo quanto sarà invece necessario allargare questo tipo di servizio. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale La Goccia di Marostica, che interagirà direttamente con l'ULS. Abbiamo pensato di essere proprio vicino alle persone fragili, chi ha bisogno di velocemente, senza tanto tempo, senza tante distanze, fare un prelievo e avere dei risultati. Quello che conta di più è aver imboccato una strada virtuosa, quella della valorizzazione della sanità territoriale. Al momento del taglio del nastro non è mancata l'emozione, soprattutto di chi ha fin da subito lottato per questo traguardo. Sono felicissima perché alla fine quello che chiedevano i cittadini di San Vito poi alla fine andrà a favore anche dei cittadini di Romano De Zellino. Iniziamo con i prelievi per poi proseguire per il prossimo obiettivo, che sarà quello di garantire le cure, quelle più semplici, anche ai più fragili. Una vittoria dunque della gente, di chi ha lavorato per questo progetto e di noi di Rete Veneta, perché a certe necessità è doveroso dare risposte concrete. C'era una volta, ogni storia che si rispetti inizia così. E inizia così anche la nuova rubrica di Rete Veneta, che vi invita a cercare vecchie foto di famiglia nei cassetti ed inviarcele per poter raccontare come eravamo e come è cambiato il mondo in cui viviamo. C'era una volta una città animata da casolini, favari, stagnini, cordai, bottegai e artigiani di ogni genere, nella quale borghesi e popolani, preti e farmacisti, siori e militari incrociavano le proprie resistenze fra i portici e le piazze, le chiese e i palazzi. C'era una volta, dicevamo, e c'è ancora, nelle fotografie in bianco e nero o dai colori sbiaditi che ogni famiglia conserva gelosamente nei propri cassetti. Tutto un mondo prende vita dai vecchi negativi e da foto come quelle che state vedendo, scattate da Bassiano Zonta. Uomini e donne che ci raccontano quali erano i loro mestieri e come ci si vestiva. Allo stesso modo la città, la campagna, il monte ci parlano di loro, dicendoci che cosa c'era e che cosa non c'è più e cosa è arrivato di nuovo. Tradizioni, radici, cultura, identità racchiuse nello scatto di una fotocamera. Quel click è una macchina del tempo e per funzionare ha solo bisogno che le vecchie fotografie, le stampe e i ricordi escano dai cassetti e dagli armadi. Così, ancora una volta, quei volti, quelle botteghe e quelle case torneranno a parlarci di quel che eravamo e di quel che siamo oggi. Perché ogni storia inizia così.
C'era una volta. Allora vogliamo rivedere subito il cartello dove poter inviare tutte le vostre foto a C'era una volta. Quindi vedete, inviate pure un'email a c'erunavolta@medianordest.it oppure potete chiedere il contatto. Una simulazione di rapina per nascondere alla ditta lo smarrimento dei soldi, ma i carabinieri lo smascherano. Aveva denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato da due individui una volta che aveva parcheggiato il suo camion. Questi due, con accento dell'est, gli avrebbero sottratto la somma di 2.000 euro in contanti. Ma ai carabinieri di Marostica quella storia proprio non era andata giù. Messo alle strette, il 49enne di Marostica ha confessato di essersi inventato tutto, motivando la falsa denuncia con il fatto di aver smarrito il denaro e di non sapere come giustificarsi con l'azienda. L'uomo è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria per simulazione di reato. E sempre i carabinieri, questa volta di Mussolente, della stazione di Romano De Zelino, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano per accertare le cause di un incendio ai contatori di una grua torre utilizzata in via Vescovo dal Monte a Mussolente in un cantiere edile. I pompieri, analizzata la situazione, hanno escluso il dolo e riferito che si è trattato di un cortocircuito all'impianto elettrico e ai comandi della gru. La polizia locale invece di Bassano ha identificato l'automobilista che qualche giorno fa ha investito un pedone e si è poi allontanato dal luogo del sinistro. Aveva travolto un pedone sulle strisce pedonali fuggendo poi dal luogo dell'incidente. Ma la polizia locale del bassanese è risalita all'identità dell'automobilista coinvolto nello scontro avvenuto qualche giorno fa in Viale Diaz. Si tratta di un bassanese cinquantenne che vive nel quartiere di San Vito. Gli agenti sono risaliti alla sua identità grazie a testimonianze e alle immagini raccolte dalle telecamere presenti in zona. Secondo l'indagine, il conducente, dopo aver colpito il pedone, avrebbe proseguito la sua corsa per mezzo chilometro, tornando indietro a piedi senza dare indicazioni sulla propria responsabilità. La sua auto, che al momento del controllo aveva ancora il parabrezza sfondato, ha fornito alla polizia locale la conferma di quanto era accaduto. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza, responsabilità di incidente stradale, fuga da incidente con feriti e omissione di soccorso. Attimi di apprensione questa mattina per la scomparsa di un uomo. Purtroppo le ricerche hanno dato esito positivo e l'uomo è stato trovato senza vita. Ore 10 scatta l'allarme ai vigili del fuoco di Bassano, soccorso alpino della pedemontana del Grappa. Sono i carabinieri a segnalare la scomparsa di un 64enne di Cartigliano. Nella sua auto in Valle Santa Felicita qualcuno ha letto un biglietto lasciato bene in vista. Ore 11 un escursionista dà l'allarme per il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo alla base della ferratina della palestra di roccia nel territorio di Borso del Grappa. L'uomo sarebbe caduto per una quindicina di metri. Segnalazioni di degrado urbano che ci arrivano dai nostri telespettatori continuano a palesare una situazione di diffusa inciviltà. Questa sera vi mostriamo le immagini che arrivano da Cassola. Ancora una segnalazione di degrado, ancora un gesto di inciviltà che arriva stavolta da Cassola. Alcuni telespettatori di Rete Veneta ci hanno inviato immagini che parlano da sole. Bottiglie e rifiuti di ogni genere sparsi in via Concato a San Zeno e in via Marangoni a San Giuseppe di Cassola. Una situazione talmente oltre l'accettabile che ha spinto alcuni genitori del posto a raccogliere le immondizie e provvedere da soli alla pulizia dell'area. E il comune di Mussolente dona 2.000 euro alla Città della Speranza per aiutare i bambini in difficoltà. Sono stati consegnati 1.000 calendari alle scuole del paese. Un calendario, anzi 1.000, per portare la speranza e Città della Speranza nelle case dei bambini delle materne, elementari e medie. Grazie a questa iniziativa che vede il comune di Mussolente donare 2.000 euro alla fondazione, il gemellaggio con Città della Speranza diventa un'occasione per fare del bene e ritrovare il sorriso. Il calendario è anche una scelta simbolica importante perché insomma quest'anno l'augurio è che ci siano veramente 365 giorni di speranza e di rinascita. Assolutamente sì, ha detto giusto, 365 giorni di rinascita ma soprattutto di speranza. Città della Speranza, la fondazione, cerca ogni giorno di donare speranza a tutti quei bambini che non hanno la fortuna di avere una salute così forte.
Inizieranno ad essere installati dalla metà del mese di febbraio i nuovi contatori del secco ad accesso controllato ad Asiago. L'obiettivo è quello di migliorare la raccolta differenziata. Inizieranno a essere installati dalla metà del mese di febbraio i nuovi contenitori del secco ad accesso controllato, come stabilito dall'amministrazione comunale di Asiago in collaborazione con ETRA. La sostituzione dei contenitori stradali per il secco residuo è stata decisa per migliorare il servizio di raccolta, ritirando quelli tradizionali. In questa fase di transizione, ETRA sta attaccando sui vecchi contenitori un adesivo per avvisare dell'imminente rimozione, ricordando a tutti i clienti che l'accesso sarà poi consentito solo tramite l'utilizzo dell'ecotessera. L'obiettivo del nuovo servizio è quello di migliorare la raccolta differenziata, impedendo il deposito di rifiuti non tracciati e aumentando la quota di quelli riciclati correttamente. E la crisi colpisce anche il comparto agroalimentare del Veneto. A risentirne particolarmente sono le esportazioni verso gli Stati Uniti. I dazi imposti dall'ex presidente Trump stanno facendo segnare una netta flessione in un settore che solo in Veneto vale centinaia di milioni di euro. A tal proposito abbiamo sentito il capogruppo PD in consiglio regionale, Giacomo Possamai. Un paese come il nostro, che ha nelle esportazioni una delle sue qualità economiche principali, e poi in Veneto ancora di più, lo sappiamo, regione leader nell'export, la notizia della vittoria di Biden e oggi del suo insediamento è una grande notizia, perché ci dà una nuova speranza su un mondo, un'economia, un commercio senza barriere, senza dazi, e per noi, soprattutto nel settore alimentare, vuol dire portare i prodotti italiani nel mondo e in un mercato fondamentale come quello degli Stati Uniti, appunto, non dovendo pagare tasse che non hanno nessun senso. L'altro punto cruciale è la lotta a ciò che italiano non è, ma viene venduto come italiano perché viene magari prodotto negli Stati Uniti o in altri paesi del mondo cercando di imitare la qualità italiana, ma senza successo. Però si tratta di prodotti che rubano quote di mercato importantissime invece ai prodotti veramente italiani, i prodotti che meritano di essere portati sulle tavole in tutto il mondo. Facciamo ora un viaggio nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Bassiano, dove nei momenti più duri della pandemia si lottava in prima linea contro il virus. Specialmente nella prima ondata di pandemia, il reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano è stato messo a dura prova con personale e struttura chiamati a uno sforzo pesante per tenere sotto controllo la situazione. Generalmente intorno alla 18ª-20ª giornata di ricovero in ospedale questi pazienti iniziano improvvisamente ad andare meglio, e quindi diciamo che la terapia intensiva ha questa funzione un po' di supporto per arrivare alla fine e quindi a fare in modo che la terapia instaurata magari con cortisone, gli antivirali eccetera facciano la loro azione e lui possa praticamente migliorare. Alla fine del periodo di ventilazione, se il paziente sta bene, viene estubato e trasferito in pneumologia. Ma il reparto di anestesia e rianimazione non è ovviamente solo Covid. Servire le altre strutture e dare assistenza quando è richiesto è la sua missione. Un reparto che non ha ruoli da protagonista, ma che dietro le quinte svolge un ruolo insostituibile. Un reparto che serve altri, in particolare come consulenza dei reparti internistici e come sala operatoria. Noi chiaramente gestiamo tutta la parte anestesiologica e dopo di conseguenza anche la parte della rianimazione. Il reparto conta su una ventina di anestesisti e fa assistenza ogni anno a 15.000 interventi in sala operatoria. Nei 10 posti letto si ricoverano 400 pazienti all'anno di varia natura, soprattutto per insufficienze respiratorie, infezioni gravi e insufficienze renali. Guidava ad andatura sospetta sulla regionale 308, fermato dai carabinieri di Campo d'Arsego, un uomo di 48 anni. Era ubriaco. Andava a zigzag con l'auto lungo la regionale 308. Alle 21 di domenica i carabinieri di Campo d'Arsego, posizionati sulla strada che porta a Castelfranco, lo hanno subito fermato. Un 48enne romeno è stato sottoposto all'alcol test e i sospetti degli uomini dell'arma hanno trovato conferma. L'etilometro ha registrato 1,85 grammi di alcol per litro di sangue, quasi 4 volte il limite di legge. Al 48enne, abitante a Castelfranco, è stata ritirata la patente. Inoltre l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'auto è stata ridata al datore di lavoro del romeno, titolare di una ditta di Albignasego.
A Campo San Piero una donna viene tamponata vicino casa, finisce all'ospedale e poi un'auto prende fuoco durante la marcia a Piombino Dese. Nessun ferito, ma la vettura è da buttare. Tamponamento tra tre auto in via Straelle a Campo San Piero verso le 18 di lunedì. Ad avere la peggio un automobilista di 59 anni del posto che dal centro della strada attendeva di entrare nella via di casa. La donna è stata tamponata dal retro dal conducente di una Volvo e la sua auto è finita contro un Renault che arrivava in direzione opposta. La donna è stata portata in ospedale con un mese di prognosi a causa degli urti ricevuti, 15 giorni di prognosi per il conducente della Renault. Attimi di paura sempre ieri sera poco prima delle 19 in via Molinella a Piombino Dese per il conducente di una Mercedes. Durante la marcia l'uomo ha visto uscire del fumo dal cofano del motore, ha accostato e subito chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti da Cittadella e Castelfranco e hanno spento l'incendio. Nessun ferito tra gli occupanti dell'auto, la quale però è inutilizzabile. Sport in casa questa sera alle 20 con Alex Iuliano, ospite Alberto Zamprogno, giornalista di Veneto Gol e della Tribuna di Treviso, proprio per parlare delle ultime news sulla ripresa difficile dei campionati dilettantistici. Focus 21:15 con il nostro direttore Luigi Baccialli, molti gli ospiti tra cui Maurizio Conte, Fabio Crea, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Riccardo Zumski ed Ettore Tamà. Diamo ora invece uno sguardo alle previsioni del tempo di domani. Il nostro telegiornale quindi termina qui. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Porta in tavola la dolcezza dei prodotti di Cherubin. Inizia la tua giornata con le nostre maxi brioche a 1 euro. Gusta le frittelle fresche Castellan a 16,90 euro al chilo. Bentrovati al meteo. Si mantiene più o meno stabile l'anticiclone nella giornata di mercoledì 3 febbraio, tuttavia non mancherà qualche occasionale disturbo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il sole non si farà a dir vero molto vedere, il cielo risulterà alquanto nuvoloso e coperto con nubi basse diffuse e nebbie che localmente potranno risultare anche fitte e persistenti un po' per tutto l'arco della giornata. Nel pomeriggio non si escludono anche degli isolati piovaschi in genere di debole intensità. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Vediamo ora come sarà la previsione per Bassano del Grappa. Poche novità, il cielo risulterà alquanto grigio come vediamo con frequenti riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore, specie appunto in quelle del pomeriggio, sarà possibile anche una locale piovigine. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Rete Veneta. Le promozioni continuano da Cherubin. Specialità di capra fresche e stagionate a 9,90 euro al chilo. Cotto gran verde di Parma 15,90 euro al chilo. Cherubin, via Gobbi a Bassano.